Ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Ti do una stella. Una e basta. Ti do una stella, un video dove vedremo insieme i commenti più belli e più brutti sotto le migliori e peggiori applicazioni degli store, dello store, di tutto il mondo. L'applicazione di oggi ce la segnala Elmir, che ci ha scritto nel gruppo di Viva l'Albe, con scritto divertiti e un link. Un po' inquietante, un po' intrigante, ma scopriamolo insieme. Quindi l'applicazione che vedremo oggi insieme si chiama Laser Pointer Simulatore X2. Che bel nome. Il primo commento lo scrive Amedeo, che scrive: schifoso, truffa assurda, sono stato ore per arrivare a 1500 punti per IP Laser e alla fine era una torcia schifosa. Che schifo. Una stella su 5. Mi dispiace, Mario, mi dispiace. Mentre Index prende coraggio e scrive: bello ma è molto bello, ma i costi sono troppo alti. Il laser non è vero. Fatelo diventare vero e vi do 5 stelle. 4 stelle su 5. Cioè, i miracoli. Così, i programmatori. Vabbè. Mentre Giulia scrive: laser è magnifico, ve lo consiglio. Da parte di Giulia, vabbè, ha scritto il cognome, è stupendo, ve lo consiglio veramente. 5 stelle su 5. Mentre Mirko 05 debunkera questo laser fittizio e scrive: pessimo laser non vero, e poi costano un casino e i minigames sono impossibili. Poi ogni 2x3 viene vota 5 stelle, miracolo 1. Tombola, così. Vai, numeri a caso, numeri. Una stella su 5, miracolo 1. Mentre Francesco scrive: pessimo. Pessimo, non lo scaricate perché è solo una perdita di tempo. Perché io ho un Huawei P8 e non la reggi. E quindi dovete risolvere il problema. Ti consiglio di non scaricarla, è pessimo. Sto parlando a te. Sta guardando questo video, ti consiglio di non scaricarle, pessimo. Una stella su 5. Mentre Cristoforo Colombo del nuovo mondo, Cristoforo Colombo, non basta, scrive: metto 5 stelle perché devo fa schifo. Il laser è solo una stronzata, solo i minigiochi sono carini, ma per il laser è una stronzata, non scaricatelo. Una stella su 5. Ma come? Aveva detto metto 5 stelle? Cambia idea. Mentre Alessia scrive: fa schifo. Io li ho preso tutti i laser, ma non mi fa avere la luce. È un imbroglio, non lo scaricate, è solamente un inganno davvero. Davvero, scritto staccato. Una stella su 5. Gli illuminati, sicuramente c'entrano qualcosa gli illuminati, sicuramente. Mentre Nicolò scrive: solo per dare il coraggio e migliorarlo, io non lo so, il laser della foto sembra così bello che mi è venuta la voglia di installarlo. Ho fatto tanta fatica per accumulare quelle 1500 monete, alla fine il laser fa schifo, è come una luce che rimediate subito. Le virgole dopo. 5 stelle su 5. Mentre Peste scrive: orribile la lucina, è solo verde, non si capisce niente, poi il laser non esce dal flask. Flask! È bruttissimo, prima ho dato 5 stelle solo per giocare, ma ora di una stella solo per i colori e per come dicono ce funzionionasse. Altro è petaloso, funzionionasse, quando una cosa non funziona. Funzionionasse. Accademia della Crusca, segna che dopo alla cassa. Smetta. Sarebbe veramente una figata, e se c'erano 10 stelline, sinceramente le avrei date tutte, proprio tutte, ma peccato che non sia vero. Mentre Sveva, che sgorga come l'acqua, no vabbè, dimenticatela questa. Laser, a me piace, io non costringo agli altri di scaricarlo, il non dico che quelli che non lo scaricano siano cretini eccetera, io non le dico, nolle. Accademia della Crusca, segna anche questa, nolle. Dico queste cose perché sono educata. Ciao, buona serata.
sia a chi piace e a chi mi morta. Fine. Mentre Guglielmo scrive: fa schifo. Comunque io so Renzi. No, partiamo dal fatto che quello che ha i ventanto, la catena della Rusca segna, i ventanto sto gioco è zozzoso, cafone, stronz, ubriaco, deficiente, mezzo cazzuto e un po' troppo rompipalle. Ecco perché il gioco è tale e quale a lui, ragazzi. Fa schifo, prego. Ma il commento di questa puntata lo scrive Nico, che scrive: mi ha salvato la vita. Mamma mia, un racconto di vita vissuta veramente. È l'applicazione più utile di sempre. Un giorno ero nella savana. Ok. E ad un certo punto, sentendo dei rumori poco rassicuranti, tipo questo, mi sono girato e mi sono ristrovato. Accademia della Ruscassini. Mi sono ritrovato davanti un leone terrificante. Ho cominciato a correre, ma non è servito a nulla, perché in poco tempo. Non ce la posso fare. Ho cominciato a correre, ma non è servito a nulla, perché in poco tempo mi ha raggiunto, facendomi crollare a terra. Ma nel momento della caduta mi sono ricordato di questa applicazione e con un movimento. E con un movimento fulmineo ho sfoderato il mio smartphone, aperto l'app e puntato il laser contro gli occhi del leone. Grazie, grazie leone. No, grazie all'applicazione. Che storia, grazie. Nico, io non so cosa dire, Nico, grazie di questa storia di vita vissuta. 5 stelle su 5, anche a Nio ha scritto un capolavoro. Sono morto, devo impegnarmi, devo arrivare a 1500 punti nel modo più veloce possibile. Di allenamento ce l'ho fatta ad ottenere il laser più potente che esista in questa applicazione, il laser da 1500 gettoni. Via, proviamolo. Non credo che farà poi così tanti danni.